If I hit the switch, I can make the ass drop. Stop, drop, and pop it. Yeah. And after you pop it, please put it in my pocket. Look here, I need a spot. Ehi là ragazzi, sono sempre io, il vostro Dicole25, ed eccoci qui per un nuovo video speciale. Il video che vi avevo promesso su Marshmallow Adventures The Video Game. Il video speciale che vi avevo detto nel progetto di Milano, nella fiera. E avevo detto di questo gioco che era un progetto speciale italiano. E ora, scusate, metto un attimo mute. E ora ve lo propongo, perché mi è stato mandato, non so se in esclusiva, spero, è uguale, non cambia niente. Mi è stato mandato da la ragazza, una delle ragazze che lavora al progetto, in esclusiva la mia mail, come mi era stato promesso, mi è stata mandata la demo del gioco. Quindi lo provo per la prima volta con voi. Ho collegato il joypad, non slida con il menu, non so perché il menu va comunque col computer, però si può mettere, togliere la voce e le opzioni non sono accessibili. Poi il punto di domanda ti dice: se Bob passasse una pozione accadono magie. Dice semplicemente quello. Ora sta ricaricando il menu principale. Comunque vi dicevo, adesso metto la musichetta, che è un po' fastidiosa, ma la lascio, e iniziamo l'avventura insieme. Come dicevo, non so se il videogioco, se la demo è in esclusiva, però comunque ve la porto e mi direte cosa ne pensate. A marzo esce ufficialmente la demo per tutti, se non sbaglio. Ok, partiamo ragazzi. Ok ragazzi, eccoci qui nel menu. Mi muovo con la levetta, ovviamente. Io sto giocando un pad della 360, sto usando. Mi muovo con la levetta, devo stare attento al fuoco perché so che fa male. Mi hanno spiegato quando provai la demo. Il fuoco ti fa cuocere. E quindi che dire ragazzi, ci sono anche la segnalazione degli FPS. Qui ci sono i nemici, che sono i fantasmini ghiaccioli. Ok, non devo andare di qua. Comunque vi dicevo, non so se avete notato nel video, ma è in stile... Ok, infatti l'ho ucciso quelli lì con la X. È in stile Hunger Games, non so se avete notato. Ma è in stile Hunger Games, quando il tipo, l'orso gommoso, fa il tributo e decide a caso chi verrà sacrificata per l'uccisione. Vediamo se riesco a passare. No, mi hanno ucciso. Ragazzi, daremo insieme un primo sguardo al gioco, perché ovviamente poi non è che se muoio 200 volte non è che posso andare avanti provando il gioco 300 volte. Però ci provo a non fare figure. Questi so che si possono uccidere. I comandi ho notato che non reagiscono proprio in modo fluido. Oh, il fantasmino è pericoloso perché non si può uccidere, se non sbaglio. Ok, ucciso. La pozione non ho idea di come prenderla. Mi piacerebbe prenderla, però non so neanche se si possa scendere. Vabbè ragazzi, sono morto di nuovo. Direi che la pozione la lasciamo là. Adesso rifaccio tutto, vabbè, ovviamente. La pozione la lasciamo là perché non riesco a prenderla. Proverò a prenderla da quest'altro lato ora. Però come dicevo, questa è una prima, è un first impression gameplay. Spero... Oh, ecco, così si prende. Presa ragazzi, abbiamo anche preso la pozione. Perfetto. Quindi ragazzi, come vi dicevo, è una prima impressione insieme a voi. Lo proviamo insieme. E voi mi direte poi cosa ne pensate. Se merita di essere comprato, di essere supportato. Di essere supportato sicuro ragazzi, perché l'avevo già detto, un team di sviluppo italiano fa un gioco tutto fatto da noi, è positivo. Adesso non so dove bisogna andare. No, di qua no. Quindi dovremmo andare dall'altro lato sicuro. Sì, infatti. Però dobbiamo stare attenti a queste spine. Mi hanno indebolito le spine. Ok, ucciso il marshmallow zombie. Un altro... No! Mi hanno ferito le spine. Avevo saltato una moneta lì, ma non è un problema, ragazzi. Questa runa, se non sbaglio, è da checkpoint. Sì, ecco.
ed è positiva come cosa, almeno non vi faccio vedere sempre la stessa cosa. Comunque, sbizzarritevi poi nei commenti, ragazzi, dicendomi la vostra opinione. Adesso ho capito che devo andare di là, però appena arriva là. Perfetto. No, mi hanno ucciso, non ho capito. Ah no. Devo tenere premuto A per far salire Bob. Ah, non mi devo muovere. No, non riuscivo a muovermi, ragazzi. Devo dire la verità. Nel livello bonus non riuscivo a muovermi. Non so se si sia bloccato il gioco. Ah no, è previsto. Qui abbiamo lì. Possiamo. Ah, mi serve la chiave. Devo prenderla dal mio inventario. Ecco, X. Ho usato X e ho liberato il nostro amico Marshmallow. L'obiettivo di questo gioco, da quello che ho capito, è anche liberare i nostri amici Marshmallow dalla prigionia. Ok. Comunque, lì posso far esplodere? Porca miseria. Ucciso. Oh, perfetto, ho ristabilito il mio cuore di vita. Lì c'è una pozione che magari. No, mi ha ucciso. Vabbè, ripartiamo dal checkpoint. Vi dicevo, la B quando la premo la devo premere due volte perché non reagisce subito. Lì quella pozione là sarà quasi irraggiungibile, sono sicuro. Sicuro come l'oro. Ok. Anche i pipistrelli fanno male, adesso l'ho scoperto. Ho vinto. Non so se poi si è. C'è un continue. Ah, ecco. Primo livello, vediamo se mi fa giocare anche il secondo. Se no, ragazzi, questa bre. Ah, sì, c'è anche il secondo. Allora posso portarvi una demo più completa. Spero che i livelli, ovviamente, non siano solo questi. Ecco, sono morto. Forse devo colpirli da. No! Forse devo colpirli da dietro. Sono morto un'altra volta, ragazzi. Allora, dobbiamo aspettare che lui si giri perché sono convinto che bisogna colpirlo da dietro. E non si fermano, vabbè. Allora ignoriamoli, ragazzi, e tiriamo dritto. Ah, ok. Con questa posso arrivare dritto da loro senza farmi niente. Questo secondo livello mi pare molto più carino come design. Ah, devo salire di qua. No, mi ha ucciso. Non ho ancora capito come uccidere. Ok. Non riesco ad avvicinarmi perché loro muovendosi tanto non riesco a colpirli. Quindi devo completamente ignorarli. Ah, anche con la barriera si muore lo stesso che i fantasmini. Ecco, questo non me l'aspettavo come cosa. Direi di. Allora, dobbiamo ignorarli. Non ho capito il metodo per uccidere. Non ho capito il metodo per uccidere questi. Come si dice? Ah, si cade qua. Ok, saliamo su. Devo salire là sicuro. Aspettiamo. La canzoncina non è proprio molto. No, mi hanno ucciso. Ma è difficilissimo, ragazzi, ve lo dico. Ok, siamo su qua. Aspettiamo il momento giusto per saltare. Ucciso. Ok, si deve salire da di là. Ok. No, mi sono cotto con il fuoco, ragazzi, avete visto? Però era un checkpoint quello, quindi positivo come cosa. Non so perché qua cessi all'improvviso la canzone. Ok, ho fatto esplodere la bomba e l'ho ucciso. Ah, questo era il checkpoint. Questo ti rimpicciolisce. Ve l'ho detto, ragazzi, non so perché la canzone cessi all'improvviso. No, volevo andare a prendere quello. Ok. Attento al fantasma qua. Ecco, qua si è buggato, non so il perché. Porca miseria. Il giochino comunque è abbastanza carino. Ecco, sono morto. Il gioco, come dicevo, ecco ancora. Vabbè, sto morendo un casino di volte, ragazzi, ma. Non ho capito però il senso del gioco. Ah, si può uccidere da sopra. Porca miseria, ragazzi, tutto sto casino inutile. Per poi scoprire che si possono uccidere da sopra.
Vabbè, mi hanno tagliato. Vabbè, ragazzi. Comunque, il gioco, se devo dirvi la mia opinione, cioè, non è male. Andrebbe un po' rivisto per le meccaniche, soprattutto per la risposta dei tasti, che è un po' scarsa a volte. Io sto cercando di portarvi tutti i livelli, ma no, mi rendo conto che non è per niente facile. Ecco, sono morto. Ok, ragazzi, ho notato una cosa. Che adesso la situazione è sempre la stessa. Salendo, c'ho sempre gli stessi nemici là, quindi è quasi impossibile per me riuscire a ucciderli, perché c'è il fantasma insieme al mostro e veramente è una roba impossibile. Vedete, ragazzi, sono troppo forti i nemici, cioè sono troppo tutti ammucchiati là. Allora, dobbiamo aspettare magari. Vediamo adesso una situazione migliore. Vediamo. Sì, adesso no, era accessibile la cosa, vabbè. Mi sono indebolito inutilmente come uno stupido. Ok, ragazzi. Perfetto. Siamo su. Ucciso. I fantasmini sono fastidiosi, ragazzi, perché non avendo la possibilità di ucciderli. Vabbè. Quelle seghe circolari mi hanno ucciso. Provo un'altra volta, ma comunque il mio obiettivo è raggiunto. Ok, qua abbiamo raggiunto una chiave. Lì, attenti ai pipistrelli, un'altra chiave. Ok, ragazzi, eccolo, abbiamo finito il gioco. Qui ci sono i crediti, ragazzi. Vi invito, seguiteli. C'è anche la pagina Facebook, andate a vedere com'è tutto lo sviluppo che ci sta dietro al gioco. Io ho provato questo Marshmallow Adventure in esclusiva, credo. Cioè, in esclusiva sia un po' prima, temporaneamente. E quindi devo dire che il gioco è ben fatto. È semplice, le dinamiche sono semplici, però comunque è un gioco che merita. Non è niente di che, non è niente di brutto, anzi è carino. Sono curioso di vedere quando svilupperanno meglio il fatto della risposta al tasto. Anzi, lo dico, risponde un po' male, la B non riesce ad attaccare subito, invece la A, perfetto. Sono riuscito a salvare il fatto dei nemici multipli, è bello. Questa cosa dei tipi che ti vengono con le spade, adesso l'ho riscoperta dopo, che si poteva fare tranquillamente saltandogli sopra, non lo sapevo. Quindi, ragazzi, che dire? Per me il gioco merita. Vedremo come verrà sviluppato, come proseguirà. A marzo dovrebbe uscire la demo. E che dire, ragazzi, scaricatela, provate il gioco anche voi e mi dite cosa ne pensate. Spero di aver reso onore agli sviluppatori con questa demo, visto che mi è stato richiesto quando mi è stata inviata dalla ragazza, mi è stato chiesto di farlo il video se volevo. E quindi io farò questo video, lo condividerò e spero che loro lo guardino e che siano soddisfatti. Le mie sono opinioni da ignorante, perché io sono solo amante di videogiochi, ma non conosco le cose tecniche. Quindi sono commenti da ignorante. Però spero comunque di aver reso onore al gioco. Il gioco ha delle potenzialità, la storia è carina, anche se è ispirata ad Hunger Games. E sono curioso di sapere come finirà con quel mostro. Da Dicore 25, ragazzi, per questo video su Marshmallow Adventure è tutto. E good luck, ragazzi. Ciao ciao.